Ormai da più di due mesi senza vittoria, allo Stadio San Francesco la Nocerina si gioca un delicatissimo match contro la Puteolana, ultima in classifica. Obbligati a ritrovare i tre punti, i rossoneri si schierano con un 3-4-3 a trazione anteriore, con Mancino, Maletic e Caso Naturale a formare il trio d'attacco. Gli ospiti rispondono con il 4-3-1-2, che vede Greco alle spalle delle punte Abercorn e Rabbeni. Dopo un avvio abbastanza sottotono da ambedue le parti, è la Puteolana a confezionare la prima occasione della gara. Al 25esimo, Rabbeni lascia Romeo sul posto e scodella in mezzo per Grieco, che spaccata non c'entra lo specchio. 5 minuti più tardi, Stagos deve togliere dalla porta un calcio d'angolo di Gatto che per poco non beffa la truppa di Erra. Questa è anche l'ultima azione degna di nota di un primo tempo noioso e molto deludente, con la Puteolana che perde Gatto per un problema muscolare. All'inizio della ripresa gli ospiti sono costretti a un altro cambio. L'infortunato Varchetta deve lasciare il posto ad Avella. Dopo appena due minuti la Nocerina passa in vantaggio grazie a un fendente di Caso Naturale dal limite che trafigge un per niente irresistibile Lamberti. La risposta della Puteolana arriva al 53esimo con D'Ancora, che da fuori area scheggia il palo. Pochi minuti più tardi è K a cercare fortuna, ma la sua conclusione dalla distanza finisce fuori. Al 66esimo la Nocerina ha una chance ghiottissima per raddoppiare. Errato disimpegno della Puteolana su cui si avventa Maletic, che tutto solo in area di rigore spara clamorosamente addosso a Lamberti. Al minuto numero 74, follia di Salvatore D'Ancora, che interviene col piede a martello su Bandeira e si becca un rosso diretto inevitabile. Sei minuti dopo, la Nocerina di nuovo vicina al secondo gol. Bandeira parte in contropiede e lancia di palma con un preciso rasoterra. L'under Molosso si divora il 2-0 calciando debolmente, con Lamberti bravo a respingere. Il raddoppio ormai nell'aria arriva all'88esimo. Bandeira lavora un buon pallone sulla sinistra e crossa in mezzo per il neoentrato Talamo, che di testa batte Lamberti e chiude la partita. Al termine dei 5 minuti di recupero c'è finalmente spazio per un sospiro di sollievo in casa Nocerina, che porta a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza.